Allora, ciao a tutti, in questo caso andiamo a parlare di Dice Legacy, titolo di un team italiano, quindi voi sapete che quando c'è dietro un team italiano io sono sempre orgoglioso di quello, indipendentemente dal risultato, nel senso che andiamo a vedere nei crediti, ci sono appunto italiani, tutti italiani, poi magari non lo saranno tutissimi, ma comunque vi faccio vedere questo tipo di cose. Io perché ne sono orgoglioso? Semplicemente perché in Italia c'è un gran bisogno di titoli anche nostri che non siano che siano anche anticonvenzionali, che siano giochi che possano portare innovazione e soprattutto il mercato nostro possa essere comunque esportato, possa essere apprezzato, eccetera. Fatto questo pippone, il gioco noi lo giudichiamo per quello che è. Allora, partiamo da un presupposto che comunque il motore grafico è la Real Engine che rende molto bene. Adesso vi faccio vedere anche com'è il gioco vero e proprio. Prima di tutto andiamo a vedere la grafica, quelle che sono le impostazioni. Io ho attivato, non ho attivato il V-Sync, limite degli FPS limitati. Queste sono tutte le opzioni di gioco e sono comunque è davvero fatto molto 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 bene. Il gioco in sé è semplice, è comprensibile, è fattibile, è per tutti, lo dico già io prima, non lo è assolutamente, è un gioco hardcore, è un gioco che va capito, va compreso, va macinato, ha una miriade di sfumature. Adesso vi faccio vedere una partita specifica, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Io ho già fatto un tutorial di una fase iniziale per dare alcuni strumenti fondamentali nell'uso del gioco e una parte avanzata in un momento successivo, che è più o meno quello che è la parte precedente di questa. Ovviamente ci sono parti ancora più avanzate, ci sono parti successive a questa e continui sviluppi successivi di missioni, di espansioni, di tutto quanto. L'obiettivo della recensione però è spiegarvi un attimo cosa funziona, cosa non funziona. Allora, partiamo dal fatto che il livello di difficoltà, adesso in questo caso specifico vi ho fatto vedere ancora diciamo il livello iniziale. Il gioco in realtà prevede altri scenari, altri livelli di difficoltà. Ce n'è uno basicissimo dove praticamente non si combatte nemmeno. Scusate che qua mi spunta un nemico, non riesco a resistere. Poi rimetto in pausa. Intanto me l'hanno anche ferito. In un gioco che comunque prevede moltissime sfumature, prevede che un territorio, come si può dire, una civiltà aumenti e ha alcuni elementi, a mio avviso, presi di pari passo da Cyberpunk, da Coloni di Catan e da Civilization. In che modo? Beh, semplicemente i dadi, che sono il fulcro di tutta l'avventura, diventano, cioè sono più che il fulcro, sono il motore di tutta l'avventura. Sono ciò che vi permettono di progredire nel vostro villaggio, ma tutto ciò che voi farete avranno a loro volta una progressione sul gioco, sui dadi stessi. Quindi abbiamo colpito adesso questo nemico, lui ha ferito il nostro dado risulta colpito. Possiamo curarlo? Assolutamente sì. Lo possiamo curare adesso quando facciamo play. Adesso quando l'avremo sistemato lo potremo curare. Abbiamo un dado che va a zero, possiamo dare del cibo e lo possiamo ripristinare. Possiamo fare davvero tantissime cose. Abbiamo il grano, abbiamo tutte le nostre risorse. Questo dado ferito che è qua, ferito con due erbe, lo possiamo riportare in vita. Quindi vedete che tutto ciò che viene fatto ha una ripercussione diretta sull'avventura.
sul gioco stesso. È quindi un gioco che ha delle meccaniche molto sottili. Posso aver bisogno di riparare, di far crescere i miei dadi, sistemarli, aumentarli, incrementare tutta una serie di cose. È un gioco complesso, è un gioco che non è per tutti. È divertente, è fattibile. La realtà del gioco stesso è prevista per la difficoltà non normal, ma legacy, che è ancora più complicata, si subiscono davvero tantissimi attacchi, la sconsiglio in pienissimo perché prevede comunque da parte vostra di conoscere tutte le funzioni base, quindi non fatela fino a quando non vi siete col tempo imparati bene la versione base. Quindi l'espansione del vostro territorio, la sopravvivenza anche in un periodo invernale, il dover recuperare le risorse che vedete qua sulla sinistra, perché ho detto i coloni di Catan, perché nei coloni di Catan, nel momento in cui voi andate a selezionare una determinata risorsa, le andate a guadagnare così come la vedete qua sotto e a vostra volta potete poi costruire altri, come si dice, altri componenti altre costruzioni. Ovviamente ho fatto una citazione di Colan di Catan, anche volendo non c'è neanche un cazzo. Sicuramente è totalmente potentemente Frostpunk. È Civilization nella logica di avere delle leggi che al termine dell'anno, al termine della stagione vi danno la possibilità di, che ne so, in realtà al termine dell'anno vi danno la possibilità di aggiungere qualche aiuto nelle vostre politiche di gioco, quindi è meglio fare questo, meglio fare quell'altro, in base alla vostra situazione vi può aiutare tantissimo, così come la possibilità di avere dei rapporti con le altre civiltà, che può essere di conquista, ma può essere anche semplicemente di stringere un rapporto con le altre civiltà, e a vostra volta continuamente espandervi e comprendere quelle che sono le meccaniche di basi semplici del gioco. Dicevo, ci sono cose che secondo me funzionano poco. Prima cosa, voi avete comunque se scegliete la modalità normale, se scegliete con tutorial, potete anche non farlo, vedete qua in alto che ci sono degli obiettivi. In questo caso ci viene chiesto di costruire l'officina di ricerca. E mi manca proprio giusto un legnetto per poterla avere. E adesso magari riusciamo anche a, ve la faccio anche vedere. Eccola qua, ci andiamo a piazzare su qua. Perché vi dicevo, ancora un attimo, vedete che mentre faccio una sorta di recensione mi viene da giocarlo ancora. Allora, quali sono i difetti del gioco? Allora, punto primo, anche se voi avete degli obiettivi, allora, a parte che quegli obiettivi qua sono scritti in alto, non è chiarissimo, cioè se uno non sa che ci sono in quel punto specifico, non sono chiari. Un difetto, anche qua, assolutamente banale, se volete, secondario, io so che qua ci sono delle risorse, vedete che quando mi avvicino e clicco, vedete che qua sotto si vede raccogli il legno. Ok? Se io non so che qua ci sono, perché sono preso dalla frenesia del gioco, mi perdo e non mi accorgo di questa cosa. Stesso discorso quando avete gli attacchi. In questa fase avete degli attacchi, si sente un suono, quindi però se non avete le casse a un certo volume, eccetera, eccetera. Voi vi ritrovate che siete magari concentrati qua, ora che arriva il nemico, voi vi siete persi via e non sapete più cosa dovete fare. E lui magari inizia a danneggiarvi le risorse, quindi è una cosa che dà anche piuttosto fastidio da un certo punto di vista. Altro discorso, non proprio piacevolissimo, la poca comprensione, almeno in una fase iniziale, di quello che effettivamente dovete fare. Vi dicevo, abbiamo gli obiettivi, però insomma,
non so come spiegarlo, fate altre tipologie di questo, cioè introducetemi nel gioco in un modo un po' più scaglionato, in modo tale che mi crei la versione endless fatta bene, quindi endless, semplicemente come il gioco normale, e mi crea un'addizione con hai raggiunto determinati obiettivi, bravo, ti premio, complimenti e vai avanti. Non la modalità normale con degli obiettivi che in realtà poi sono dei suggerimenti, non sono degli obiettivi veri e propri. E quindi questa cosa è utile sicuramente, però non è, diciamo così, fondamentale, cioè, ripeto, vi danno delle idee per andare avanti, ma non è il motore unico di quello che vi può servire per farlo, perché potete fare le cose in vari modi. Invece no, io dico, fate delle quest, le quest io le raggiungo, imparo le meccaniche per bene e a questo punto mi dai, come in Frostpunk, la possibilità di aprire una logica di endless, perché in questa fase, anche in queste fasi, se io anche lo seguo o non lo seguo, comunque rischio di perdere immediatamente, mentre invece seguendo bene solo degli obiettivi, in modo anche un pochino idiota, io automaticamente potrei terminare meglio e prima determinati lavori. Quindi questa cosa io dico, secondo me funziona un pelino meno. Detto ciò, l'idea, il modo in cui si applica, e il gioco in sé è assolutamente fantastico. Vale quindi per chi ama gli RTS, comunque atipici, sicuramente chi è più orientato ai Civilization, ovvero chi ama dei giochi tranquilli ma tattici, strategici, secondo me ci starei un po' più attento. Chi ama tipo Frostpunk, giochi complessi e a cui bisogna stare molto attenti, stare molto sul pezzo, sbagliare tantissimo per poi alla seconda volta rimediare, correre e magari dover fare le cose tante in fretta, tante pam pim pum pam, dover mettere insieme, infilare, avete visto nel tutorial avanzato come succedeva di dover seguire determinate strade, allora io dico ok, è il vostro gioco, e sì, sicuramente vi può dare anche grande soddisfazione, però è in quest'ottica, un po' di caos, un po' di grandissima attenzione al gioco e grandissima dedizione. Dovete passare davvero tante ore per poter apprendere, comprendere bene come il tutto funziona. Mi fa piacere che, essendo una software house italiana, l'italiano l'abbiano messo dentro, cosa non secondaria, perché molti giochi di software house italiane non hanno neanche l'italiano incluso, e in questo caso vi può aiutare perché è una condizione che in alcuni casi, insomma, dovete leggere. Non è fondamentale, ovviamente se non sapete l'inglese per forza come tutte le cose del mondo, però è fondamentale. È un gioco comunque intrigante, che vi ispira, che è un gioco che vi porta un po' all'estremo in senso positivo, in senso negativo nel qualora non riuscite a stargli dietro, però è un gioco che se riuscite, perché è un hardcore, se riuscite a stargli dietro, vi assicuro vi regala delle grandissime emozioni. Grazie a tutti, al prossimo video e ciao!